E buon salve e bentornati in questo mio nuovo video. Allora sì, come avrete letto dal titolo e presumo anche dalla copertina, quest'oggi siamo in un altro video tecnologico. In particolare appunto andremo a fare l'unboxing e prima configurazione della Chromecast di terza generazione, che in teoria dovrebbe essere una cosa molto interessante. Però prima di continuare con la consecuzione di questo video, vi ricordo di lasciare un bel like. Appunto, stoppate un attimo, lasciate like. E inoltre iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per ricevere tutte le notifiche dei video. Cosa assolutamente semplice per voi, ma assolutamente importante per me. Di conseguenza, fatto questo, direi di cominciare. Alexa, accendi le luci della camera. Ok. Che figata è, ragazzi, Alexa, che figata, cioè. Comunque, ragazzi, eccoci qui con un altro pacco da unboxare. Ormai tutti i video che sto facendo si inizia con un unboxing o è proprio il video d'unboxing. Comunque, il link ovviamente del prodotto in questione ve lo lascio in descrizione. E inoltre vi ricordo che ho aperto da poco un canale Telegram nella quale inserirò tutte le offerte, tutte le migliori offerte del web, soprattutto di Amazon. Inoltre aggiungo che se raggiungiamo un buon numero di iscritti al canale e la gente inizierà a comprare da questo canale, probabilmente magari per il Black Friday potrei lasciarvi qualche buono Amazon da usufruire. Ma ora apriamo sta benedetta scatola. Allora, in teoria ci dovrebbe essere l'apertura veloce, che poi tra l'altro non io non ho mai provato una Chromecast, ed inoltre questa qui non è neanche mia, ma mi è stata offerta per la realizzazione di questo video. Lanciamo pure via la scatola. Ora, goodbye. Ed ecco qui la nostra confezione. Ok, l'apertura del pacco era semplificata, però mi serve il taglierino per aprire la scatola principale. Dovrebbe essere anche esteticamente diversa rispetto alle altre Chromecast, da quanto ne so. Dovrebbe essere un pelo più grossa in teoria. Ma adesso andiamo appunto a scoprire. Madonna, che schifo che sto facendo. Cioè, non per questa unboxing, ma è già uno schifo sta camera, c'è un bordello di roba. Come si apre? Aiuto dal pubblico. Scusate, non c'è il pubblico qui dentro. Effettivamente dovrei metterla dalla facciata principale. C'è l'apertura da sotto, però me l'aspettavo da sopra. È per quello che ho avuto un attimo di perplessità. Allora, troviamo già gli due scompartimenti all'apertura, quindi quello della Chromecast e presumo quello del telecomando. Andiamo a tirare fuori intanto tutti e due e lasciamoli un attimo da parte. Qua possiamo trovare, presumo, il libretto di istruzioni. Iniziamo, che non sto neanche ad aprirlo. Il cavo di alimentazione, penso, USB e USB-C. E infine, tiriamo fuori, c'è il... siccome posso tirarlo fuori senza romperlo? Dai, non voglio romperlo. Uffa, dai, dimmi che si può aprire senza romperlo. Madonna, quanta cazzola! Madonna, era durissimo. E è a 1.5 A. Mi aspettavo un pelo di più, però dai, piuttosto di niente. E infine ti lasciano anche le due batterie, presumo proprio che siano per il telecomando. Però ora andiamo a mettere da parte sta roba qui, che è quella che ci importa di meno al momento, e concentriamoci sui dispositivi principali. Allora, direi di partire dal telecomando, sì dai, che è quello meno importante. Oh, ma deve essere tutto così complicato da aprire. Ok, non voglio rompere la scatola. Oh là, eccolo qui. Madonna, che figata, non ho neanche messo la a caso, proprio anche all'interno di un panno, di un tessuto. Presumo che appunto questi qui siano i comandi direzionali. Poi il tasto back, il tasto home, il tasto silenzioso e i due tasti rapidi, YouTube e Netflix. Il tasto di accensione. Questo tasto qua penso che sia per richiamare l'assistente vocale. E ora andiamo ad aprire la Chromecast. Anche questo avvolto da un panno. Da notare anche il fantastico colore. Questo qui è color pesca, penso, un po' rosa. E il telecomando bianco tendente al rosa. Comunque, la sostanziale differenza tra la Chromecast, questa, e quella prima, o comunque quelle prima, per usufruirne bisognava per forza utilizzare un telefono. A differenza di questa qui, che la figata appunto è che monta direttamente il sistema suo proprietario. Lascio qua fermo che non si stacchi il cavo e non faccio disastri. Comunque appunto ha un suo sistema, di conseguenza la si può controllare senza necessariamente avere il telefono.
Anche se comunque ho reperito lo stesso un Android, un telefono Android. Ma ora ragazzi andiamo a collegarlo alla TV e a fare la prima configurazione, che sono curioso di vedere come funziona appunto questa nuova Chromecast. Bene, allora eccoci qui davanti al televisore. E sì, ho voluto mettere anche la doppia inquadratura, quindi per immortalare la mia faccia nel momento in cui magari durante la configurazione di questa benedetta Chromecast possa succedere qualcosa e quindi rimanga scioccato. Sì, vabbè, lasciamo perdere. Proseguiamo accendendo il nostro fantastico televisore. Comunque vorrei far notare il fatto che appunto si vede un fantastico cursore per il semplice fatto che non mi ricordo più dove ho messo il telecomando e la sto comandando tramite un mouse. Ok, allora, dato che il televisore è acceso, direi di collegare la fantastica Chromecast. Ok, quindi dopo averla collegata seleziono la fonte HDMI 3 per vedere se succede qualcosa. Ok, perché è diventato schermo nero, blu? Che è successo? Ah, sì, se devo accenderla magari. Perché non funziona? Perché non funziona? Ah giusto, uno devo accenderla e due devo mettere le batterie al telecomando perché sennò è un po' difficile che funzionino. Allora, batterie collegate, infatti si è accesa anche la spia qua, presumo sia appunto per quello. Quindi premiamo il tasto di accensione, quello qui. Vediamo cosa succede, adesso stoppa tutto come minimo. Oh, oh, dai, perché non va? Come si accende sta bastarda? HDMI 3, perché non va? Oh. Avevo già preventivato il fatto che sarebbero successe cose strane. Ah, è giusto, effettivamente adesso che mi è venuto in mente, per far sì che la Chromecast funzioni devo anche collegare l'alimentazione. Che deficiente. Vabbè, allora, vabbè, collego l'alimentazione. Ok, l'ho collegato direttamente al computer perché non avevo più preso, comunque era un casino. Comunque adesso vedo che si è accesa da sola e è apparsa la G. Continua ad aprire la G. Dai, fammi vedere qualcosa. E la madonna, che figata. Questo telecomando qui, se in teoria la TV è compatibile, anche se ho i miei dubbi, dovrei poterla utilizzare dal telecomando. Devo ancora scaricare l'applicazione di Google. Tiriamo fuori il nostro telefono, che ovviamente è scarico. Che cazzo. Dai, non ho voglia di mettermi in carica. Dai, io ti prego, fa che sia un po'. Dai, dammi un po' di carica. Ok, allora ho messo il telefono in carica collegandolo al powerbank. Allora, no, ma dai, si è rispento. Ma che cazzo. Dai, non finiremo più questo video. Madonna, che aia. Oh, alleluia, ce l'abbiamo fatta. Allora, apri. Oh, ti diamo il benvenuto a casa. Che io poi appunto non ce l'ho, non l'ho mai installata Google Home, perché appunto come sapete ho Alexa. Ok, allora crea una casa. Allora devo capire un attimo come funziona. Allora vediamo se mi rileva la Chromecast. Scansione codice, ok, perfetto, quello qua, consenti. Perfetto, vado a scansionare il codice. Ok, connessione a Chromecast, ce l'ho fatta, a posto. Seguite le istruzioni dell'app Google Home. Dai, basta che non ci metti una vita. Allora, dove si trova il dispositivo? In bagno, in camera da letto. In dove cavolo è camera da letto? Quello qua, avanti. Nome della stanza personalizzato, camera da letto, ok. Connessione alla rete wifi, sto facendo da qui, connessione alla rete wifi. Ok, allora adesso in teoria, da quanto ho capito, sta configurando la Chromecast dal telefono, in teoria, se non dovrei aver capito male. Accesso alla Chromecast con account Google. Inserisci la password. Che se la ricorda la password adesso? Poi tra l'altro mi servono altri dispositivi, adesso devo tirare fuori l'iPad per vedere la password dell'account Google, che c'è sempre tutto un casino. Che palle. Ok, Chromecast verrà riavviata a breve. Ok, quindi viene riavviato. Installazione aggiornamento di sistema. Ok, quindi adesso si sta già aggiornando. Fantastico, si è bloccata l'applicazione. Spero che si possa continuare direttamente dal televisore. 1 hour later, 2 hours later, 3 hours later. Ok, allora praticamente, dato che in teoria dall'applicazione non riuscivo più a riprendere niente perché appunto non mi funzionava, c'era la scritta sotto in basso: se hai bisogno di aiuto tieni premuto la freccetta sotto. Quindi adesso
appunto, registrati, no grazie. Teoricamente, da quanto sto capendo, dovrei riuscire a, appunto, mi ha continuato la configurazione direttamente sul televisore. Vivi un'esperienza personalizzata con la tua TV, aiuta l'assistente a personalizzare, vediamo, attiva, consenti, sì, dai, consentiamo tutto. Seleziona i tuoi servizi, ah, là, guarda che bello, Netflix. Prime Video, ok, ci si sposta comunque tramite questa cosa qui, ci sono i bottoni qua a destra e a sinistra, come vedete si sta muovendo. Prime Video, Disney Plus, come non possiamo buttarlo dentro. Dopodiché Spotify e basta, per il momento direi che basti. Controllo del volume, l'accensione e spegnimento con il telecomando Chromecast. Ok, configura telecomando, vediamo. Mi è arrivata anche una mail, Marco, ti presentiamo Chromecast con Google TV. TV, ok. Su questa sezione qui, in teoria se c'è la mia TV, che comunque ho i miei dubbi, vediamo se c'è, eccola qua, c'è, quindi in teoria dovrei riuscire a collegare, a usare questo telecomando qui come principale sul televisore. Quindi dopodiché sentirai della musica, avanti, vediamo. Eccolo qua, punta il telecomando di Chromecast verso la TV, ok. Configurerai il telecomando, il tasto accensione, ok, avanti. No, mi fa spegnere la Chromecast. Vediamo se non l'ho ok, quindi l'ho premuto, l'ho ripremuto e è venuto allo stesso punto. Distanza di estensione funzionava, sì. Il telecomando Chromecast è configurato, avanti. Installazione delle app, oh, un'altra installazione, basta, non finirà più. Ok, questa è stata easy. Your Chromecast with Google TV is ready. Inizia ad esplorare, vediamo che succede. Premiamo, inizia ad esplorare. La madonna, che figata. Mi ricorda tanto la disposizione, comunque la grafica, delle piattaforme streaming. Andando sotto ci sono le mie applicazioni, quindi Netflix, YouTube, Prime Video, DAZN, Disney Plus, YouTube Music e Spotify, che dopo mi appresterò a configurare. Quindi, da quanto mi sembra di capire, c'è la sezione Home, nella quale sono presenti tutte i migliori film o alcuni dei film / serie TV per ogni applicazione. Poi c'è la sezione Le tue app, poi c'è appunto nuovi film e programmi, beh, video di YouTube, eccetera. E dopo c'è la sezione Le mie app, appunto, nella quale ci sono le app che ho installato appunto precedentemente. Tecnicamente posso anche scaricarle da qua, basta che digiti il nome dell'applicazione che voglio scaricare. Vabbè, c'è un po' di roba e poi alla fine c'è la raccolta, quindi di conseguenza qui tutte le robe in nostro possesso verranno messe in questa sezione, quindi che siano film noleggiati, film acquistati, giochi eccetera, verranno tutti messi qua. Quindi adesso in teoria questo pulsante qui, che era rimasto in incognita, dovrebbe teoricamente servire per richiamare l'assistente vocale. Vediamo. Apri YouTube. Certo, avvio YouTube su camera da letto. Oh, scegli account Marco, ok. Ok, perfetto. Come vedete in prima pagina c'è proprio la clip della clip con BlackJack e nuovi iPhone, Space Valley ed ultimo, infine, però non assolutamente per importanza, Muschio Selvaggio. Adesso potrei controllare anche tipo la luce, alcune spine dalla TV. Ma in teoria comunque questo qui dovrebbe uscire un altro video a parte. Bene, allora sono riuscito finalmente a configurare sta benedetta Chromecast. Non è stato neanche troppo difficile in realtà, per essere appunto la prima volta che usavo una Chromecast o comunque che la configuravo, non avendo mai appunto usato l'applicazione di Google Home. Comunque, se volete altri video riguardo, quindi magari un confronto tra Google Home, Alexa oppure altre chicche domotiche, scrivetemi sotto nei commenti. Come vi dicevo prima, se il video vi è piaciuto lasciatemi un bel like, commentate per l'appunto se vi interesserebbero altri video a riguardo smart, che comunque magari a me piacciono, imparo anche meglio essendo comunque all'inizio della strada per avere l'ambiente domotico. Vi ricordo comunque, vabbè, di seguirmi sul mio profilo Instagram, che come al solito vi lascio il link qui sotto in descrizione e qui in sovraimpressione. Seguitemi appunto sul mio canale Telegram per la decisimesima volta che ve lo dico in questo video, che come al solito vi lascio il link anche di questo in descrizione. Ed infine, ultima cosa ma assolutamente non meno importante, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella.